Pronto? Stefano Sabatino? Sì, buongiorno. Ciao Stefano, sono Andrea Cuomo di Radio Vostok. È un piacere. È un piacere per me, finalmente siamo in linea. Ascolta Stefano, Sì. non tutti ti conosceranno, non tutti sanno come mai sei lì in Burkina Faso e quando sei partito per questo tuo viaggio. Allora, io sono partito a luglio, metà luglio, e quindi sto da circa più di 2 mesi già qui in Burkina Faso per un progetto di costruzione di un centro di accoglienza in Togo. Sono stato prima in Togo il mese scorso per questo progetto di costruzione di questo centro in un villaggio che si chiama Katà, vicino Lomé, vicino alla capitale, e adesso sto in Burkina Faso alla Fondazione Brasuert, che è una fondazione che si occupa di bambini dei quartieri poveri della capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, e dove noi facciamo attività di alfabetizzazione, di scolarizzazione, attività artistiche, lettura di fiabe, lettura di testi scolastici, informatica, eccetera. E in questo momento stiamo facendo il lavoro di scolarizzazione di 30 bambini della Ah, fondazione. capisco Stefano, molto, molto, davvero molto interessante. Ascolta, arrivando un poco ai fatti recentemente accaduti, ti volevo chiedere, come e quando hai saputo del colpo di Stato? In che modo sei entrato in contatto con questa realtà? Allora, noi siamo, come ti ho detto, noi siamo nella capitale, quindi noi siamo in uno dei quartieri più poveri della capitale, che è il quartiere di Gongen, e immediatamente abbiamo saputo che era avvenuto il colpo di Stato attraverso i media, attraverso le radio, le televisioni che ci sono qui in Burkina Faso, e ovviamente direttamente perché abbiamo iniziato a sentire degli spari e quindi abbiamo appreso che c'era stato questo colpo di Stato da parte del generale Jean-Jéré, che è stato il braccio destro di Blaise Compaoré, quello che per 27 anni ha imposto la dittatura in Burkina Faso, ed è l'assassino, come tutti sanno, di Thomas Sankara, e quindi ha preso il potere, ha praticamente, sostanzialmente segregato sia il presidente attuale di transizione, che è Cafandù, che si chiama Cafandù, e sia il primo ministro, che è Zidà, che si chiama Zidà. Quindi abbiamo appreso così direttamente ovviamente questa notizia, e poi tra l'altro ieri e oggi ovviamente la situazione è diventata drammatica, perché ci sono stati vari raid della Guardia Presidenziale, che sono entrati pure qui nella fondazione, hanno sparato addosso a delle persone, hanno picchiato delle persone, le hanno portate via, quindi hanno sulla strada principale hanno sparato ad altre persone, quindi ogni quarto d'ora. Ieri ci sono stati circa 6 raid nel quartiere della Guardia Presidenziale, e ogni volta noi dovevamo fuggire, nasconderci per evitare i colpi di questa guardia presidenziale. Ecco Stefano, quindi mi stai dicendo che sei tuttora, voglio dire, nascosto, hai Sì, trovato rifugio. tuttora io ho avuto ordini dalla Farnesina, dall'unità di crisi, di restare chiuso nella fondazione qui dove sto io in questo momento, e di non uscire assolutamente, di evitare di espormi troppo, perché ovviamente la situazione è ancora molto molto tesa. In questo momento sono riuniti i membri del Golpe insieme ai membri della CEDEAO, che sarebbe la comunità economica dell'Africa occidentale,
e alcuni membri della società civile che sono insieme all'ONU che stanno discutendo, stanno trattando sulla resa di Gengerè, del generale Gengerè. Tuttora in corso questa riunione, non sappiamo ancora gli sviluppi, ma noi speriamo che tutto vada per il verso giusto. Per il momento non si sentono spari, non c'è confusione, la gente normalmente è per strada, quindi si spera che la situazione vada migliorando. Stefano, hai notizie per caso anche del gruppo dei Burkinabè, come hanno e se hanno preso posizione riguardo questo colpo di Stato? Allora, assolutamente tutta la popolazione, in varie città ci sono state manifestazioni contro questo golpe, anche ieri sulla strada principale hanno barricato, hanno dato fiamme a dei pneumatici, hanno barricato con pietre tutta la strada e hanno iniziato una guerriglia urbana, e quindi attualmente tutti condannano questo golpe, perché non vogliono ritornare indietro agli anni della dittatura di Blaise Compaoré. Stefano, rileggendo un po' qualche appunto che ho segnato, riesco a capire che il rimpatrio è ancora in discussione sul tavolo di cui mi parlavi, sì. La possibilità di rimpatrio, quindi lo sblocco delle vie aeree. Sì, per il momento tutte le linee aeree terrestri, gli spazi aerei terrestri sono bloccati, quindi non si può né entrare né uscire, e la Farnesina ci ha chiesto di attendere delle notizie prima di poter uscire dal Burkina Faso, quindi noi siamo solo in attesa, così siamo in galera praticamente siamo in galera. Ti ringrazio Stefano, grazie per la tua testimonianza, mi dispiace che il contatto sia dovuto durare troppo poco. Seguite tutti la sua pagina Facebook, Stefano Sabatino, dove potrete trovare aggiornate continuamente notizie dal Burkina Faso. Grazie Stefano, qui è Radio Vostok. Grazie a te Andrea, grazie, ciao.